Parliamo oggi di un'altra azione messa spesso in campo dal narcisista, l'overing. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi parleremo di questa particolare e subdola tecnica manipolatoria. L'overing si chiama così perché prende il nome dalla famosa marca di aspirapolveri e come l'aspirapolvere, il narcisista, appunto, risucchia o cerca di risucchiare la sua vittima, che ormai è diventata ex, di nuovo all'interno della relazione. In questi casi devi sapere che non è per niente facile accorgersi di questa tecnica, ma vediamo insieme i 10 segnali che ti devono mettere in allarme. Il primo, dopo che hai praticato il no contact e sei sparita o sparito per un certo periodo di tempo, ti contatta di nuovo di punto in bianco, magari con un messaggio che trasuda nostalgia. Ti scrive o ti contatta per dirti quanto sia pentito e quanto sia cambiato. Oppure all'opposto ti muove delle accuse senza senso e senza nessuna base reale, soprattutto al fine unico di provocarti e di costringerti a reagire. Ti manda poi dei regali, tanti regali, ovviamente molto costosi o vistosi. Ti dichiara in tutti i modi possibili il suo eterno e ovviamente perfetto amore. Usa altre persone per contattarti, magari i tuoi familiari o i tuoi amici più stretti, ovviamente mostrandosi vittima della situazione e pentito di ciò che ha fatto. Ti contatta anche per parlarti di un lutto di famiglia o anche questa è la scusa più usata per chiedere il tuo aiuto per un problema di salute in modo da far scattare in te la tua preoccupazione e la tua empatia. Sparge poi pettegolezzi anche cattivi su di te, tra i tuoi amici o tra le conoscenze che avete in comune. Minaccia di farsi del male o addirittura di suicidarsi se non rispondi alle sue continue richieste di contatto. Ti promette di tutto e di più, soprattutto quelle cose che prima ti negava, guarda un po'. Volevi sposarti o convivere, lui non ne aveva nessuna intenzione, ebbene ora, guarda un po', non vede l'ora di mettere su famiglia. Hai riconosciuto qualcuno di questi comportamenti? La domanda che ora ti poni è: ma allora cosa posso fare? La risposta è veramente molto semplice, non devi fare nulla. Non considerare i suoi messaggi, rimanda indietro i suoi messaggi, bloccalo dappertutto, di' chiaramente ad amici e familiari che non vuoi sentire più parlare né nel bene né nel male del tuo ex partner. Ma ricorda però che se inizia a presentarsi continuamente sotto casa tua o sul tuo posto di lavoro, se la tua casella di posta è sommersa dai suoi messaggi o cose simili, allora non si tratta più di hoovering, ma di vero e proprio stalking. Se da una parte io ti auguro di non trovarti mai in una situazione simile, dall'altra ti dico però che se fosse, devi prendere immediatamente le adeguate contromisure, anche avvisando le autorità. Ciao, a presto!